Ciao amici, allora siamo qui davanti al Museo del Banditismo e lo andremo a visitare. Ovviamente, siccome questo Museo del Banditismo, o meglio detto Museo della Legalità, parleremo con il suo curatore, che si chiama Luigi, che ci spiegherà determinate cose, determinate leggende e alcune storie molto molto importanti. Andiamo dentro a vedere e ascoltiamo Luigi che ci racconterà di questo museo. Però io vi faccio una panoramica sulla Sardegna velocissima. Nel 1800 abbiamo 4 codici morali e 300 dialetti differenti. Per noi sono molto importanti i codici morali, perché quando arrivano in Savoia hanno vinto la Sardegna al gioco delle guerre, l'hanno barattata con gli spagnoli, gli hanno dato la Sicilia e hanno detto: ci date la Sardegna? Oh, 4 capre e 2 pecore. Sì, ma ce la date? Va bene, ok. Ma perché la volete così tanto? Ci dà il titolo di re. Noi siamo duchi di Savoia, conti di Piemonte, ma non re. Che la Sardegna ha il titolo di re, giusto? Era l'antico titolo che tenevano i re spagnoli per controllare gli stipendi, per portare gli stipendi in Terra Santa, re di Sardegna, Cipro e di Gerusalemme. E loro finalmente hanno un titolo patentato, cioè sottoscritto dagli altri re europei. Da quel momento avranno un inno e lo fanno compilare in sardo. Salve sul regno sardo e gloria si stendardo. E così via. In tutte le corti europee c'è quest'inno scritto in sardo, la musica è trionfale. Loro erano molto appariscenti, molto politici, queste cose raffinatissime. Però hanno una colonia, non hanno mai avuto una colonia, quindi applicano in Sardegna i codici francesi per le colonie d'Africa. Ah. E i giudici, maestà, si sono fatti avanti i vescovi, hanno diritto a un terzo dei beni confiscati ai banditi. Approvo. Sì, un terzo dei beni confiscati ai banditi spetta a loro, approvo. E le forze dell'ordine, maestà, mercenari a cavallo con la ferma di un anno, senza stipendio, ma hanno diritto a un terzo dei beni confiscati ai banditi, approvo. Quindi ci troviamo dei mercenari e i giudici con un'infarinatura di diritto francese, che sono i vescovi. Ora, qui avete due gruppi di fotografie, quelli senza nome e cognome sono assassini, delinquenti, stupratori, serial killer, quelli li troviamo in tutte le comunità. Questi invece, con nome e cognome e villaggio, lo meritano, perché ubbidivano i nostri codici morali. Questo ha ucciso 12 persone accompagnandole per strada, tipo Raffaele. Questo ha violentato e ucciso 33 giovani ragazze. Questo è un usuraio che ha tenuto sotto scacco un villaggio. Questo è morto, è un capobanda, gli hanno fatto la foto lo stesso perché la banda, sentendosi in dovere di andare a salvarlo in un piccolo paesino, ha assaltato la caserma, pensava ci fossero 5-6 carabinieri dentro. Invece in realtà dentro c'era la popolazione, i volontari nelle case limitrofe e i dragoni, i carabinieri. I carabinieri sono stati istituiti nel 1814, erano fanteria leggera di elite, gente che sapeva leggere e scrivere, poi è diventato squadrone a cavallo, gente che sapeva andare a cavallo, e quando si spostavano facevano un altro uniforme, perché rappresentavano lo Stato. Ma come polizia di presidio del territorio c'erano questi dragoni, quindi c'era promiscuità e tutti li chiamavano carabinieri reali a cavallo, ma di reali non avevano niente i dragoni. Vi ho detto, questa è gente cattiva, invece questi ubbidiscono i nostri codici morali. Faccio un esempio. Francesco De Rosa di Usini ha ucciso 12 persone. Assassino! No, c'ha dei motivi. Quando era piccolo aveva una sorellina e una coppia di donne cattivissime. Parlava sempre male di loro. Ora, nella nostra cultura, la donna è la diplomatica di famiglia, quella che agisce per prima, per evitare lo scontro fisico. Quindi la sorellina, poverina, cercava di contrastare quelle due donne. L'hanno affossata. È caduta in depressione ed è morta di crepa al cuore, che non riusciva a proteggere lei e il fratello. E lui va dalle amiche di una vita e dice: cosa devo fare? È colpa mia. È colpa tua. Cosa devi fare? Lo sai cosa devi fare. E noi stai chiedendo. Non si nominavano certe azioni. Ma lo sai cosa devi, tanto quella lei non smette di parlare male né di tua sorella né di te. Lui
capisce, va e le uccide. Una delle due era incinta e non lo sapeva nessuno, non aveva marito. E per aver ucciso un'anima pura, lui si è dannato la vita. È possibile che una donna non abbia un uomo da opporre in fatti di violenza e di sangue? Io giuro su me stesso, ho detto, per quanto camperò, che se viene una donna, che sia buona o cattiva, e chiedermi aiuto, io lo difenderò. Ha difeso 12 donne. Al 12° duello è morto. Ma è sempre stato ricercato per omicidio. La pena di morte era uguale per tutti in Sardegna. A morte per spiccamento di testa, da conficcarsi sul patibolo, bruciarsi rimanente del cadavere, spargersi le ceneri al vento, premio a tortura. Indennizzazione spese alla famiglia. Giovanni Turo, maestro di scuola, scopre che i preti picchiano i ragazzi, manda una lettera al vescovo, il vescovo, una lettera pubblica mi mandi, hai fatto uno scandalo, sei un idiota. Il provveditorato agli studi gli toglie la licenza di maestro elementare, come ti sei permesso a sua eminenza? Però la chiesa interviene, no, è stato mal consigliato. Dopo un mese però esce un bando. Giovanni Tolu, condannato a morte, perché una persona in punto di morte ha confessato di essere stato suo complice in un delitto mai risolto. Gli danno la caccia, ma la popolazione dice, già va, a te non ti tocca nessuno. Lo portano in campagna. E cosa fa un maestro di scuola per 15 anni in campagna? Ha continuato a leggere, a scrivere, a raccontare storie. Parlaci di Roma, parlaci di Parigi, parlaci di Torino. E lui raccontava le grandi città, come si viveva al di fuori delle nostre campagne. Però ogni anno aumentava la taglia, quindi è stato catturato e ucciso. C'è niente da fare. Ha avuto una sua piccola vendetta, perché quando l'hanno catturato, previa tortura, gli hanno sfasciato la mascella per non farlo parlare. Ma c'era un scritto numero di uomini sotto la sua giunta. Giovà! 5 minuti e sei fuori, dici cosa dobbiamo fare, perché in Sardegna se non hai una richiesta d'aiuto non puoi agire di tua spontanea volontà, c'è un codice da osservare. E lui invece l'ha fatto così. Cosa? Un dettato adesso devo fare? No, già ho capito io. Giovanni, ti ho capito. Tutti quei ragazzi, molestati dai preti, hanno scritto cosa succedeva con quei preti. La sua vendetta è stata quella. Sono stati presi e portati via in un convento, non si sa più che fine hanno fatto. Lui è morto, ma è morto, diciamo, più sereno, perché per un insegnante la cosa più importante erano gli studenti. All'infinito posso andare avanti. Il mio amico Giuseppe di Rani è un ragazzo che vive con la mamma malata, a fianco ci sono due ragazze che fanno la vita. Non gli hanno chiesto aiuto, ma lui si offre. Oh, allora smettete, siete come sorelle per me, ha detto. Le donne del paese vi odiano, ha detto, vi faccio un orto, vi aiuto. Ascolta, te sa tua madre, non ti preoccupare di noi, che noi ci siamo bene così. Passa il tempo, la mamma muore, lui rimane solo. E noi le domande ce le facciamo sempre al passato. Che cosa avrebbe fatto babbo, nonno, zio, mamma, nonna, zia? Cosa mi avrebbero detto? È come De Rosa che è andato a chiedere alle amiche. Cioè chiedi l'aiuto delle risposte della comunità, e quando ti chiedono un aiuto non puoi rispondere col a mio parere, ma devi parlare come se in quel momento fossi una sciamana e incarni la moralità dell'intero gruppo sociale. Lei si chiama? Rosanna. E tu cosa gli hai risposto? Le altre donne, no? E io gli ho detto così, brava, già questo brava è una condiscendenza di tutte le altre donne del gruppo, hai fatto bene, avremmo fatto lo stesso. E a un certo punto lui va e si mette davanti al cortile della casa delle ragazze. Quando arrivano gli uomini rimanda via, tornate indietro. Eravamo discorso con lui. E solo che un giorno va un grosso gruppo di uomini e dice, Giuseppe, siamo venuti per tornare indietro, spostati. E lui, tornate indietro. C'è una colluttazione, 3 di quelli feriti gravemente moriranno. Le donne di Oran interverranno presso il vescovo. Non lo puoi condannare, è un'anima pia. Agito anche in base ai principi che sono cristiani. E il vescovo dice, avete ragione, non è stato lui, è stato quello lì. Un delinquente che nessuno poteva vedere. Viene preso incarcerato, tutti contenti, tranne lui. Quando viene a sapere che un innocente è stato preso al suo posto, ha detto no, la pena aspetta a me. Marescià, cosa vuoi? Non è stato quel ragazzo. Lo so, sono stato io.
passò, ma sei anche l'unico che sarebbe venuto per quella là. Entra. A morte per spiccamento di testa, per conficcarsi sul pavimento. Ed è morto così. La maggior parte dei più chiedenti qua sono morti catturati. Se no non avremmo la foto, perché queste foto venivano scattate quando li prendo lì. La macchina fotografica è dietro di voi sul tavolo. Madonna. Ha una sorellina, ma non ha nessun altro. Vivono a Monti, dietro l'Imbala, vicino a Pula. E finalmente un giorno si fa avanti un ragazzo che la vuole maritare. Tutte sono contente. Tutte le donne del paese le aiutano a preparare gli sponsali, il corredo, la valle, pulire la casa. Marco, vai a sistemargli la finestra. Cioè così. Durante questo periodo felicissimo la sorellina mi è violentata. Dimmi chi è stato. No. Dimmi chi è stato. No. E dillo alle donne che ci hanno cresciuto come madre, le tue amiche, non te lo puoi tenere dentro. E le donne anziane vanno e gli dicono, guarda che già te lo diranno, ma pressare tanto. Durante la tempesta, una notte glielo dice. Però il giorno dopo apre la finestra, si butta giù e si ammazza la ragazzina. Paola rimane da sola. Si avvicinano le donne del paese, dicono, perché ricordate che da noi sono le diplomatiche di famiglia, sono loro che devono agire usando anche la fantasia. L'uomo no. L'uomo si è eccitato all'azione di agire come avrebbe fatto babbo, nonno, zio, perché la risposta deve essere riconoscibile dagli altri. Ma la donna può usare tutta la sua abilità. A un certo punto Paola è lì e la intervistano. Ha detto, io cosa posso fare però? Sono una donna sola. Quando mai sei stata sola? Compravamo le uova e i capretti perché sono i migliori del paese, secondo te. Tu sei come una figlia, come la tua sorella. Adesso ci dici che è stato, ma saranno i nostri uomini andare a prenderli. Però figlia mia, sei l'ultima della famiglia, se tu devi premere il grilletto. Lei acconsente, gli dice chi è stato. Gli uomini vanno e gonfiano la faccia di schiaffi al ragazzo. Poi la chiamano e dicono, lei possiamo usare il fucile. Sì, ammazzala. Lei gli punta il fucile, dice, ti prego, confessa. E lì arriva il fratello maggiore del ragazzo. Dice, Paolo, cosa ci fate qua? E non mi dite che è stato mio fratello. Ascoltalo, il ragazzo continua a confessare, e l'uomo si guarda Paolo, si guarda il fratello, e Paolo, il fratello, poi si avvicina al fratello, tu non lo sai cosa hai fatto, hai rovinato tutto e tutti, tu non te lo immagini che cosa hai fatto, hai distrutto tutta la famiglia, e lo prende a schiaffi e a calci. La donna non ha mai visto l'uomo così agitato, e si mette a piangere, cede, ti prego, quanto sono disgraziata, ha detto perdonami, io non voglio, ma io lo devo fare. Allora l'uomo si riprende, respira e fa, pa, tu lo devi fare, è giusto, ma io non mi posso spostare, sono il fratello maggiore, devi uccidere anche a me. Cosa? La donna è impazzita, ci butta il fucile, va, lo graffia, lo spintona, urla. Gli uomini, istruiti dalle donne del paese, intervengono. Se non te la senti, poi lei ci pensiamo noi. E lei ormai lo tiene stretto per le gambe, per terra. E lì interviene l'uomo. Non la conoscete, è più forte di quello che sembra, ma adesso è un momento di debolezza, supole, respira, asciugati le lacrime, alzati, prendi il fucile. La donna cambia completamente modo di fare, se lo guarda negli occhi e con assoluto rispetto e austerità e correttezza si alza. Dove mi metto? Mettiti lì. Alzati tu, fa l'uomo. Spara adesso, pa. E la donna si guarda tutti gli uomini presenti e fa. Te lo chiedo per l'ultima volta, spostati. Ma sa già la risposta. E l'uomo non risponde. Saremmo stati bene insieme. Tutto il fucile, spara e l'ammazza. Il fratello maggiore era il suo promesso sposo. Il fratellino era quello che aveva commesso quell'atto. Per questo motivo viene ricercata. Duplice omicidio, a morte per spiccamento di testa. Oh figlia mia, vieni con zio che a te non ti succede niente. E viene portata in una campagna sicura e la popolazione intera dell'intero villaggio va a parlare con i carabinieri. Perché a lei non la dovete cercare, me è una brava persona. Si mettono d'accordo, c'era una certa dignità. Ma è lei che abbandona se stessa perché non ha più niente per cui vivere, non ha più l'amore più grande che era la sorella e non ha più l'amore futuro che era il marito. E allora inizia a frequentare cani e porci. Va a fare ruberie con questa gente, festini, addirittura ha detto che aveva un tesoretto da parte. L'hanno serviziata, ma tesoretto non ce n'era.
abbandonano anche questa gentaglia, la Pandora, verrà catturata vicino alla prigione di Regoli. E quando viene presa, il maresciallo la porta in carcere e dice: ma io questa donna così non la posso mandare a nulla, una bestia, sporca, lurida, tutta, non era più una donna. Chiama le donne del paese, cosa poteva fare? Mi date una mano con questa donna, è pericoloso. E anche noi, maresciallo, vado, ci pensiamo noi. Tu Paola Giola sei? Ha detto: sì, lasciatemi stare, voi conosco la tua storia, lasciatemi stare. E si mette a urlare, non si faceva avvicinare. Questa signora anziana la lascia cantare un pochettino e poi fa lì, si avvicina, uno schiaffo, già sarei contenta, hai raggiunto il tuo obiettivo, però fidami, tu a Nuro così non ci vai. Adesso tu ti lavi, ti vesti e noi ti aiutiamo e ti facciamo compagnia tutta la notte, non ti lasciamo sola. Tutta la notte non vi avvai lì, pettini per i pidocchi, bianco nuovo per i capelli. Ma prendi il corsetto di zia Agostina. Ma chi quello? Prendi il corsetto di zia Agostina, portale. Quella è la foto. 3 giorni dopo è arrivata al Nuro, accompagnata da una preghiera delle donne di Rigoli, che alla sua morte non sono presenti donne e bambini, non c'è niente da imparare. Era il 15 luglio 1912 e i carabinieri hanno scritto che sulla pubblica piazza quel giorno non c'erano né donne, né uomini, né bambini, fatto alquanto strano. Quello che interessa a me è farvi capire come una supplica di un piccolo paese di Rigoli, fatto dalle donne di Rigoli, è arrivata a 8.000 abitanti di una grande città. Questi sono i codici morali. C'è da dire una cosa: i dragoni sono rimasti fino al 1845. Dopodiché però i Savoia stavano perdendo il controllo della Sardegna. Allora hanno iniziato a assumere gente del posto con uno stipendio fisso e andavano a cercare anche i nostri uomini di valore, che noi chiamavamo ragionanti, paceri, uomini di mezzo, persone additate. Quella è una brava persona, io mi fido di lui nella successione. Lei si chiama? Lino. Lino. Ozzurri, mi aiuti a fare, con i miei fratelli, a fare la successione per Babbo. Lui va, e ce ne aiuto io. Ragionerà cosa mi avrebbe consigliato Babbo, nonno, zio. Ma noi siamo troppo giovani e furiosi, quindi è meglio che ci pensi lui a dirci come vanno le cose. Cioè, noi abbiamo sempre avuto questa delega nelle persone grandi, il rispetto era proschinesi. Sempre ci ha accompagnato, sempre. Quindi questo è uno strumento per portare avanti la nostra società. Ho centinaia di casi, veramente dal 1857 in poi i carabinieri porteranno il senso dello Stato tra la popolazione locale, perché sono persone con una dignità. C'è un film, Il maresciallo di De Sica, non so se l'avete visto, molto dignitoso, che fa, si occupa del bambino ladro, della ragazzina troppo libertina, di quell'altro, sistema le situazioni. È un film, è una realtà. Cioè, è una storia che mi raccontano sempre gli ufficiali, lì ci sono delle sciabole, alcune sono rugginose, però sono in evidenza, perché non è che dobbiamo far splendere, non è il Museo delle Armi di Torino. Rivivere gli oggetti, lo spirito di chi li ha utilizzati. E lì c'è un giovane tenente che stava... voleva fare il rapporto a due marescialli perché avevano le spalle rugginose consumate. C'è un capitano che ha visto la scena con un colonnello e il colonnello gli ha fatto così al capitano: quindi intervieni tu. Il capitano va lì, si toglie i laccetti che indicano il suo comando, ma lasciano via la sua sciabola, tenga la mia, e se ne va e torna dal colonnello. Arrivato dal colonnello si gira con gli occhi grandi e dice: si ricordi che l'onore è il mio. Quella gente che la mattina con la rugiada del 3 di gennaio va in campagna, in mezzo alla ruggine, si raggiunisce. Il 3 di agosto, di pomeriggio, va in campagna a parlare con questo e con quello, e a cercare di tenere l'ordine. Queste erano le persone. Un'altra storia, adesso lo smetto, sono il maresciallo Marras. C'è questo capitano, ha cercato una montagna e ha preso 10 banditi, non hanno scampo, ottiene la loro resa. Ehi, che rating! Però gli tirano molto scherzo: non ci arrendiamo a lei, capitano, vogliamo il maresciallo Marras. Ma io sono un capitano, voglio molto di più, no? Maresciallo Marras, andate a chiamarlo, devono essere suoi parenti o suoi amici.
arriva il maresciallo Comandi. I suoi amici chiedono di lei: salga, si porti i ferri di campagna e li metta a tutti. Mi scusi capitano, ma io non li conosco. Va bene, salga e metta i ferri a tutti. Quest'uomo sale. Noi dopo un'oretta circa scende con tutti gli uomini indietro in fila, fila indiana. E il capitano tutto contento, a un certo punto fa: maresciallo! Non gli ha messo i ferri di campagna! E ce l'aveva i ferri sulla spalla il maresciallo. E lui echeggia: mi scusi, mi hanno dato la loro parola d'onore! Quel capitano adesso in memoria ha scritto che per tutta una vita ha rincorso lo sguardo di ammirazione e rispetto che ha visto negli occhi della truppa e dei volontari lì presenti. Quello che era importante era quello. E lì era, ha capito che era più importante il maresciallo di lui in quel momento, perché tutti guardavano il maresciallo come l'uomo risolutore. Ecco, questi sono, questo è il Museo della Legalità. I nostri codici morali nell'Ottocento facevano anche questo. E i Caraviglieri ci hanno detto che molti di questi modi di fare ufficiosamente sono entrati nell'arma dei Carabinieri, perlomeno in Sardegna, e hanno aiutato lo Stato a diffondersi come idea tra la popolazione. Ma fino al 1850 non poteva esserci comunione e amore, perché comunque l'atteggiamento era completamente differente. Adesso sapete qualcosa in più sulla Sardegna. No.